Il prefetto di Pescara Flavio Ferdani ha conferito le onorificenze al merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica ai cittadini benemeriti della provincia per essersi distinti nel proprio ambito lavorativo e per fini sociali. Diversi gli insigniti, ciascuno con una propria storia, non solo medici ma anche forze dell'ordine, tutti coloro che tengono all'incolumità dei cittadini. Il prefetto ha voluto ricordare come data il 18 marzo, quando, come ogni anno, si celebrerà la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus. Un particolare ringraziamento ai medici. Oggi verranno premiati diversi medici della provincia. Credo che sia un apprezzamento doveroso nei loro confronti per tutto quello che hanno fatto per il Covid. Hanno donato i loro saperi a cittadini vittime della pandemia e quindi hanno ridato loro speranza, ma soprattutto hanno garantito un diritto costituzionale, che è il diritto alla salute. Professor Fazzi, ma le devo chiamare prof o cav? Mi deve chiamare dottore, medicina e chirurgia, è quello che ho fatto nella vita, il medico. Spero di averlo fatto in maniera dignitosa. E sicuramente mi sono posto sempre umilmente nei confronti delle problematiche che si sono via via presentate, sicuramente a servizio dei pazienti e dell'azienda nella quale lavoro, che è la ASL di Pescara. Ma quali sono gli episodi, i ricordi che le vengono in mente, quelli magari più struggenti di questa pandemia? Allora, io mi ricordo il primissimo periodo, che è stato un periodo più brutto della mia vita lavorativa, perché non si conosceva la patologia, c'erano parecchi morti, e si lavorava senza cognizione, nel senso che non conoscevamo bene tutte le dinamiche, anche i diagnostici, che poi è il mio mestiere. Però grazie ai miei collaboratori questo riconoscimento, come spesso capita, va al direttore, però in realtà è il riconoscimento che va a tutti coloro che lavorano, hanno lavorato nella mia unità, che è l'unità operativa complessa di microbiologia e virologia clinica di Pescara. Professore, non si parla più di Covid, ma non è sparito? Non è sparito nel mondo. Nella nostra area, dove la circolazione è stata altissima nel mese di settembre, ottobre e poi anche in tutto il mese di novembre, è come se, nonostante il basso tasso di vaccinazione, ci fosse stata una riesposizione di quasi tutta la popolazione, che in qualche modo ci ha di fatto coperto ed immunizzato. Quindi in questo momento siamo, con il perdurare dello sciame di varianti Omicron, siamo abbastanza al sicuro. No, il Covid c'è, è presente fra di noi, quindi manteniamo tutti i servizi di attività diagnostica e terapeutica. Insignita anche Sara Cortese, medico principale della Polizia di Stato, che si è resa artefice del salvataggio del giovane Dante, ragazzo alla ribalta delle cronache, sopra un parapetto in un balcone del centro di Pescara, minacciando il suicidio. Quali sono le prime parole che gli ha detto? Le sue prime parole, quando mi sono avvicinata per abbracciarlo e per tranquillizzarlo, quando mi ha guardato mi ha detto mamma, e mi sono veramente emozionata lì.